con Giulio Brandimarti, responsabile dell'associazione Albergatori San Benedetto del Tronto, Riviera delle Palme. Si parla della Borsa del Turismo del Centro Italia e anche di tutto quello che è il vostro lavoro. Quanto è importante per il turismo, in questo caso del territorio san benedettese? Allora, buongiorno a tutti. Sì, questo evento, prima edizione, Borsa del Turismo qui a San Benedetto del Tronto, un evento che da quello che si sta svolgendo di grande spessore. Grandi buyer, oggi un workshop molto interessante, un B2B con diversi promoter italiani e internazionali. E noi stiamo riscontrando che la città di San Benedetto continua a piacere, continua ad avere il suo appeal, e noi come Associazione Albergatori Riviera delle Palme facciamo proprio questo, quello di promuovere la città di San Benedetto del Tronto, già da ormai da 50 anni. Quest'anno appunto l'associazione poi festeggia 50 anni di onorata attività, e cercando poi nel tempo di rinnovarsi e di investire su quelli che sono poi gli asset importanti per il turismo. Un turismo che sempre più premia la città di San Benedetto, ancora siamo in fase di definizione di dati che poi avremo sicuramente a fine stagione, e il sentimento, perlomeno non sono dati, parliamo di sentiment, è abbastanza positivo. Positivo grazie al fatto di tutti, noi continuiamo a lavorare, continuiamo a investire e cerchiamo sempre di far trovare la città nel miglior modo possibile, lavorando sia sui nostri associati che si impegnano e investono, lavorando anche poi su attività di marketing e promozione su tutto quello che è l'arco dell'anno. Quindi noi cominciamo a far fiere da ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e poi andiamo anche sull'advertising online, che è insomma lo strumento importante oggi più che mai, perché oggi l'online è uno strumento abbastanza, se non quasi il più importante, anzi il più importante che si fa come marketing. La problematica più grande che avete riscontrato in questi ultimi anni può essere soltanto riconducibile al sisma 2016? Allora, sul discorso sisma c'è da fare un ragionamento serio e diciamo per certi versi abbastanza cinico. Noi come associazione Albergatori, il presidente e anche il sindaco di San Benedetto l'abbiamo vissuta in primis, perché la città di San Benedetto ospitò sin da subito, e le strutture nostre associate sin da subito ospitarono gli sfortunati. Dopodiché per quello che è il mio lavoro, quello che è la mia responsabilità e quello che è la promozione, è innegabile e ripeto per certi versi anche cinica non dire che una disgrazia porta anche promozione. Questo lo dico in maniera molto molto tecnica e non voglio essere assolutamente frainteso. È innegabile che la città di Ascoli, come la città di Arquata, nell'immaginario collettivo sono state fatte conoscere grazie purtroppo a una disgrazia, però è pur vero che sono state fatte conoscere. Quindi nella disgrazia non dico che c'è stata una cosa positiva, ma sono state fatte conoscere. È stata un'opportunità in qualche modo. Sì, altresì però adesso oggi purtroppo del sisma cos'è che soffriamo e continueremo a soffrire per n anni? Soffriamo la carenza di stranieri, perché un tedesco che vede Arquata del Tronto e o San Benedetto del Tronto umanamente lo associa con la stessa e o città, ma sicuramente la stessa zona. Tant'è che ci sono ancora oggi riviste che furono pubblicate sotto il periodo della sciagura, che proprio mettevano un bollino nero: non andate in quella zona che è una zona sismica. Questo sarà un duro e sarà il più grosso impegno che noi porteremo avanti, è quello di far capire che qui non è vero che non è successo niente, è successo, ma noi siamo qui insomma. Quindi il disagio che c'è stato e continua a esserci per la disgrazia e il sisma è quello all'estero. In Italia no, in Italia poi geograficamente... È compreso bene insomma, sì, in Italia, sì, sì. Che effettivamente sono due territori diversi e che in qualche modo si sono anche un po' aiutati, perché San Benedetto ha risposto subito positivamente all'accoglienza. Esatto, in Italia è stata l'accoglienza appunto che San Benedetto ha fatto, quindi dimostrazione che San Benedetto era tra virgolette, ripeto, sicura, o quantomeno che non fosse successo ciò che purtroppo è successo nei paesi dove c'è stato veramente il sisma abbastanza importante, e quello è stato un messaggio. Altresì, come dicevo poc'anzi, soffriamo ancora di quello che è la comunicazione all'estero, perché non è molto molto facile insomma comunicare, però diciamo che tutto sommato ci stiamo lavorando, stiamo facendo dei grandi investimenti anche con l'amministrazione comunale,
e speriamo di portare avanti, insomma, dei buoni risultati.